Era una casa tanto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il Sono letteralmente dentro la casa del Conjuring. Passeremo qui la notte, in una, se non la casa più maledetta di tutto quanto gli Stati Uniti. Prima si è stoppata anche lei e stiamo avendo problemi con le batterie. Cos'è? Stasera andremo in una casa che voi conoscete molto bene. Avete un consiglio per noi? Io voglio andare in macchina, voglio dire. L'immigrazione negli Stati Uniti d'America sta continuando da ormai qualche settimana ed è sempre più interessante perché sto veramente vedendo alcuni posti che fino a qualche anno fa avrei solamente potuto immaginare. E il fatto di essere lì con i miei occhi, con le mie mani, poterli toccare e vedere è assurdo, specialmente perché la tappa di oggi è lo Stepney Cemetery, il luogo dove i coniugi Ed e Lorraine Warren sono seppelliti e io ci sto per entrare. Ragazzi, sto per entrare al cimitero. In mano con me ho l'iPad con la mia applicazione della tavola Ouija e onestamente è un po' inquietante. Ci sono anche Paolo, Debbie e Simone, ma li ho lasciati andare avanti. Io letteralmente sono voluto rimanere un po' da solo perché volevo fare questa experience per conto mio e un po' con voi, vi dico la verità. Mi sto guardando un po' intorno, non so onestamente dove sia la tomba dei Warren, non ho minima idea. Stare qui da solo un po' mi spaventa, però allo stesso tempo sono molto molto emozionato. Ci tenevo a venire qui a registrare comunque la mia experience perché, se ci pensate, Ed e Lorraine hanno passato la loro vita indagando su quello che c'è nell'aldilà, quindi secondo me se loro hanno la possibilità di parlare, dire qualcosa, penso che lo faranno. Chi più di loro non vorrebbe contattare, parlare con chi è interessato ai loro stessi argomenti? Ed e Lorraine Warren hanno studiato più di 10.000 casi per quanto riguarda la possessione demoniaca, l'infestazione poltergeist, ma anche veri e propri casi che sono andati in tribunali, comunque che hanno fatto la storia del paranormale e la storia degli Stati Uniti d'America. Si sono veramente dedicati con tutta la loro vita al paranormale. Hanno anche fondato una società che era la New England Society for Psychic Research e l'avevano fondata nel 1952 perché Lorraine era una medium chiaroveggente. Hanno indagato sul caso di Amityville, dove sono stato, o quello della famiglia Perron, dove sono stato. Hanno indagato sul caso della bambola Annabelle, la quale avrebbe al suo interno il fantasma di una bambina di 7 anni, oppure il lupo mannaro del South End, o il processo a Arnie Johnson, che è il primo caso di possessione demonica arrivato in tribunale negli Stati Uniti d'America. E loro erano nella difesa insieme agli avvocati, dicendo che Arnie era posseduto. Insomma, sono andati a ricercare tutto quello che era paranormale e hanno provato a guardarlo con occhio critico. La cosa più interessante secondo me era che Lorraine era veramente una medium, perché la prima volta che era entrata nella casa della famiglia Perron, che era infestata, non sapeva da cosa era infestata e in che maniera c'era un'infestazione. Lei era entrata e aveva detto: qui dentro c'è l'anima di una strega che si chiama Bathsheba. E quello che si era scoperto è che una strega era veramente morta in quella location e hanno trovato la sua tomba
a pochi chilometri dalla casa della famiglia Perron. E sì, sono andato a visitare anche quella. No, non ho video, non ho foto perché mi sono troppo inquietato, poi più o meno. Capito? Loro sono ancora lì, secondo me, ad ispirare moltissime persone per un ambito, per un mondo e per un elemento che è il paranormale, che è inspiegabile. Forse tra qualche anno diremo, wow, il paranormale tutto c'è la lanateria. Magari sì. O forse tra qualche anno diremo, wow, questi erano i pionieri di una scienza che era ancora letteralmente agli albori durante i loro anni di vita. Oh, emozionante. Oh mio Dio. È pieno di dediche, è pieno di cose che mi hanno lasciato le persone. Sunday, Monday, always. The hearts were full of spring. Edward, Warren, Miney e Lorraine Rita Moran. Avete visto che hanno delle statue, simboli? Sì, sì. Pietre, c'è un gatto. Raga, leggete qua. C'è San Michele e c'è una dedica della Società di Ricerca Psichica England, me la ricordo. San Michele difendi battaglia, sii nostro protettore contro il male e il demonio. Ti preghiamo perché tu, principe del paradiso, possa sostenere il potere divino di Dio e cacciare Satana all'inferno con gli spiriti malvagi e insieme a tutti quelli che vagano in questo mondo cercando di rovinare le anime. Ok, voglio fare una cosa, vi lascio qua da soli, fate il vostro esperimento, io me ne vado, mi allontano, dopo voglio provare anche io con la mia tavola Ouija. Ok. E non voglio essere compromesso da quello che trovate voi. Dopo ci riparliamo e vediamo se vengono fuori delle cose. Ci vediamo dopo, ok? Credo che sia la cosa migliore, raga. Vado a calmarmi un attimo perché è stato un po' emozionante, vi dico la verità. In ogni caso, io vi metterò in info box vari video dove ho parlato della loro storia, perché ne ho parlato di vari casi, perché loro veramente 10.000 casi, raga. Hanno scritto libri su libri e non vedo l'ora di vedere il cinema cosa riporterà di nuovo in vita delle loro storie e avventure. Però nel frattempo volevo fare qualche domandina anch'io a Ed e Lorraine, utilizzando i miei strumenti. Funzionano? Non funzionano? Io non ho la minima idea. Paolo e Debbie hanno finito. C'è Paolo, c'è Simone. Questa è la tomba. Adesso è il momento di provare la tavola Ouija. Vediamo cosa viene fuori. Non mi sono fatto dire niente. No. Credo che abbiate parlato con Lorraine, può essere? No. Ok, vabbè, allora vedete, no, proprio ecco. Non ho capito niente. Se non conoscete la mia app, si chiama Ghost Board. L'ho sviluppata con ingegneri sensitive. Funziona, non funziona? Io l'ho sempre detto, è un gioco. Vediamo cosa ne viene fuori. Io penso che Ed e Lorraine, se hanno la possibilità di parlare, lo faranno, perché alla fine sono stati i primi a indagare nel paranormale e in tutto quello che riguarda l'oltre la vita. Tentiamo, proviamo. Paolo è là. Lui ha detto, sono curioso di vedere cosa viene fuori. Voglio fare proprio poche domande dirette. Sto parlando con l'entità in questa tomba? Sta andando, eh? Sta andando, sì. Yes. Yes. Ok. Sei Warren Edward? No. No. Bon, diretto. Raga, non hai detto che noi parliamo con Edward Warren? No, esatto, chiedili se è Lorraine. Ah, proprio al contrario, chiedili se è Lorraine? Se non è uno è l'altro, potrebbe essere. Sei Lorraine? Te l'ho detto. Però è strano, posso dirti la verità? Perché io so che tipo lei non è che apprezzasse molto venire nei cimiteri. No, però è anche vero che comunque sia, in quanto è in vita, in quanto è da morta, poi magari potrebbe cambiare, non lo so. Allora, facciamo una prova. Dacci un segno che sei Lorraine. Tra l'altro qua raga sta cominciando a piovere. C-O con continuo. Ok, allora voglio provare una cosa ragazzi, siccome sta piovendo tantissimo e il cellulare ho paura che non vada a contatto, perché devo toccare letteralmente. Debbie mi ha prestato i dadi. Lorraine usava continuamente i dadi nel loro sedute. Visto che è Lorraine, io voglio provare a comunicare un attimo con lei. Vai, prova. Ok. Vedete che ci sono tutte quante lettere? Se li lancio potrebbero comporre una parola. Lorraine, sei qui con noi? Leggi. I am. I am? Ok, ok, ok. Vai, riprova, fai un'altra domanda. Faccio un'altra domanda. Sei con Edward? Yes.
Yes. Yes, ok, oh mio Dio, raga. Voglio un'ultima domanda. Puoi apparire ora mentre Debbie ti scatta una foto in questo momento, per favore? Now. N-O-W. Now. Hai adesso scattato? Ok. Raga, stasera andremo in una casa che voi conoscete molto bene. Avete un consiglio per noi? Scappate. Raga, guardate cosa mi ha appena mostrato Debbie. Quello è un volto. Io a dire il vero l'avevo ingrandita, perché qui, non so se vedi, mi sembrava ci fosse una specie di fumello bianco. Ma è vero, è opaco. Sì, è opaco. Se lo vedi, questo lato della foto qua. Sì, ma lì c'è un volto in quella tomba. Poi ho visto quello. Ragazzi, vi rendete conto che ha detto letteralmente scappate? Ah, infatti stavo per dire, è Run che mi fa un po'... gli ho detto che stasera saremmo andati in una casa che conoscono molto bene. In più perché oggi è il 13. Sì, è vero. E io oggi sono sempre più convinto che qualcuno ha disdetto. Qualcuno ha disdetto. È impossibile che abbiamo trovato quel buco lì. Sì. Noi siamo in questa casa che andremo a vedere perché qualcuno ha disdetto il 13. E il 13 per gli Stati Uniti d'America è il giorno maledetto. Sì. Il numero maledetto non c'è neanche negli occhi. Esatto. E conta che è occupata fino al 2024. Sì, tranne questo giorno. Hai capito? Esatto. Va bene, speriamo bene.